Lei è autore di questa opera d'arte sacra, fatta sul legno, colorata, e la può descrivere perché manca la madre di Gesù e il padre putativo di Gesù. Cogliere proprio il l'attimo dove tre studiosi, tre saggi hanno cercato con passione e proprio insistendo proprio la nascita del bambino. Quindi io mi sono fermato sulla scena quando loro hanno incontrato Gesù bambino. Quindi la saggezza accanto alla divinità. Oro, incenso, mirra. Incenso e mirra. Quindi sarei... doni che loro hanno portato come segno di gratitudine, di riconoscenza. È un po' questo. Quindi cioè, Gesù bambino davanti ai tre re magi, cosa comunica? Penso che è un pensiero grandissimo, cioè è l'amore che vuole trasmettere all'umanità, e loro l'hanno capito forse per primi, a parte i profeti che l'avevano già annunciato. L'ha afferrato pure lei questo concetto, voglio dire, e di conseguenza è riuscita ad immortalare il momento dell'incontro di Gesù Cristo con i re magi. Ha diciamo altro da aggiungere? La sua mano che va a scolpire il legno è sua o in qualche modo è ammantata dallo Spirito Santo? Penso che c'è sempre una guida sopra di noi che ci dà questo coraggio, questo pensiero, cioè, ci dà un po' ecco, la passione stessa, ma c'è sempre qualcuno che ci indirizza per... Bene, chiudiamo questo brevissimo filmato sull'immagine di Gesù Cristo, certo. Gesù bambino. Voi siete presente pure come opera d'arte e in quanto c'è sua figlia che dalla sua mano è riuscita a fare il presepe. Sono presente, sì. Diversamente da quello tradizionale ha cercato di fare diversi piani come se fosse un viaggio verso l'alto. E quindi un viaggio bello fatto dalla storia per raggiungere effettivamente l'altissimo. Questo è il nostro presepe. Salvatore, grazie della sua presenza in questa città di Serra San Bruno. Merita avere la sua arte sacra. Brevemente, cosa può dire? Questo è un presepe che ha intermezzato due grandi lavori che abbiamo già visto sulla vecchia intervista. Praticamente avevo questo pezzo di radice qua che gira di dietro e poi l'ho riempito con il sughero e è nato questo tipo di presepio con il pavimento in pietra della nostra Calabria, rossa, verde e nera. E abbiamo rappresentato la natività con un paesaggio tipico della Calabria, le solite case, la lavandaia, chi stende i panni, insomma, una scena che si può incontrare anche dal vivo in realtà nella nostra Calabria. Un presepe povero ma nasconde l'opera di una mano che vanta di avere diverse opere di presepe. Sì. E quindi la tua è una mano particolare, questa mano giustamente dovrebbe essere premiata. Puoi continuare? Sì, un'altra piccola cosa, abbiamo introdotto nei fili, sono due fili nudi che portano l'attenzione chiaramente a queste piccole lampade
che sono minuscole, proprio minuscole. E si accendono? E si accendono, chiaramente sono di 6 volt, per cui anche i bambini possono toccare qui e non, senza avere nessun fastidio di solleticazione o di pericolo. In questo presepe che comunica la nascita di Dio? Quando tu hai iniziato e hai lavorato e hai completato, come ti sei sentito? Sì, io mi sento sempre appagato perché soddisfo un po' quel mio desiderio e quella mia fame di realizzare qualcosa che richiama chiaramente sempre la Sacra Famiglia, ed è questo, rappresentandolo sempre nel nostro paesaggio, perché il nostro paesaggio meridionale ha necessità, ha bisogno della famiglia di Dio, ne ha proprio bisogno. Molte volte siamo molto lontani noi altri, siamo molto lontani. Una gioia, si vede una gioia nel tuo volto, è una gioia che sembra essere ripagata, cioè tu hai fatto il lavoro e sembra che tu abbia ricevuto una grazia, hai avuto un ritorno di questo lavoro, è la mia percezione, è vero? Sì, è vero, è vero. Io quando completo i lavori devo essere sempre felice, se no lo abbandono il presepe, ma la maggior parte delle non mi è mai successo che fino adesso di abbandonare un lavoro, li completo tutti quanti. Il fatto che tu ne abbia visto tanti lo sta a dimostrare, e mi piacciono tutti. Naturalmente c'è quello che esce meglio, quello che è più apprezzato anche dagli altri, perché non devo apprezzarli io, per esempio. A me devono solamente appagare quel mio desiderio di realizzare, agli altri invece devono piacere, diverso. Grazie. Aspettiamo la nascita di Gesù, di nostro Signore, del bambino Gesù. Cosa dire? C'è tanto da dire. The magic of Christmas is here. The streets are singing with cheer. Snowflakes are falling in.